Agrigento nello spazio Temenos, all'interno della chiesa di San Pietro, il giornalista e scrittore agrigentino Carmelo Sardo ha presentato il suo romanzo d'esordio Vento di Tramontana, affiancato da un gruppo di giovani lettori agrigentini che hanno dialogato con l'autore. Si tratta del gruppo di lettura Book Agrigento. Sono particolarmente onorato di tornare ad Agrigento e non è una frase fatta, non tanto e non solo perché ho la possibilità di tornare a parlare del mio romanzo d'esordio, Vento di Tramontana, vecchio, tra virgolette, di 9 anni, che è stato ristampato da Laurana Editore perché c'è stata, come si dice in questi casi, una grande richiesta. Sono onorato perché? Perché inauguriamo stasera, grazie al mio amico Alessandro Accursio Tagano, con cui ormai formiamo un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di cultura, mi permetti di dire, Alessandro, perché nasce da qui un'iniziativa che sdogana in una città dal grande ricco passato, anche questa non è retorica, perdonatemi, sdogana un percorso culturale che in molte altre città italiane dove sono stato invitato hanno già ben consolidato, e cioè quello di far leggere i libri e commentarli insieme all'autore. Una formula semplice, una formula in altri posti si direbbe quasi saccheggiata, che ad Agrigento manca, e grazie a questa iniziativa ho avuto la possibilità e l'onore, aggiungo, di inaugurare questo percorso che mi auguro che porti molto molto lontano. Eh sì, perché stiamo riuscendo a fare questa manifestazione, e ne faremo altre in seguito, tre gruppi culturali, come può essere lo Spazio Temenos che ci ospita qui dentro, il gruppo lettura Book e la libreria Il Mercante dei Libri. Stiamo tentando di portare autori qui ad Agrigento, ma non come presentazione classica di libri, ma leggendoli prima e confrontandosi con l'autore. E abbiamo voluto iniziare questa manifestazione proprio con te, perché sei lo scrittore agrigentino vivente per antonomasia. Quindi troppo buono. Il romanzo con cui inauguriamo questo percorso è Vento di Tramontana, il mio romanzo esordio, è uscito nel 2010 con Mondadori, poi ho scritto e pubblicato sempre con Mondadori il sequel Per una madre, e chi ha letto Per una madre non conosceva Vento di Tramontana è andato a cercarlo, non lo trovava più perché non era stato ristampato, e Laurana ha deciso di ristamparlo e mi sta dando grandi, enormi soddisfazioni. Book si occupa di invogliare e sensibilizzare la cittadinanza a leggere di più. Lo facciamo in modo assolutamente informale, un gruppo aperto a tutti, non c'è, diciamo, vincolo di nessun genere, né di età né di provenienza. Di tanto in tanto, come stasera, facciamo degli incontri con l'autore e conversiamo rispetto a quello che è il libro. In questo caso è Vento di Tramontana di Carmelo Sardo, un piacevole ritorno ad Agrigento di uno dei nostri fiori all'occhiello, lo possiamo dire, che porta in alto il nome della città anche in continente. Quindi proviamo, per quanto c'è possibile, a fare squadra, a fare rete e a creare un po' di fermento attorno ai libri.